ancora cominciato. Forma quando si allena, io qui. Ma sì, calmo testa. Questi generosi, diciamo, due minuti, diciamo. Mi sono sembrati un po' generosi. Ah, ma ne sbagliano degli altri prima della fine, eh? Di fischi, sì, sì. Appena fatto di là, cosa fai, dormi? Ha pur fatto gol dall'ala.
No! Vai così! Vai, bravo! Seduti, per favore! Può tirare anche prima, del fischio. No, l'ha buttata proprio lì. Questo non ci voleva. Questo è proprio tirato male. Au, capito. Il pivot tagliato nell'area, il pivot. Quando ha fischiato si è ripreso. Non voleva star giù per tre attacchi. Sì. Thank you.
Siamo andati bene, perché questo era il gol di un minuto. Ha fischiato qui. Ah, Alex l'ha spinto. No, i due minuti c'erano. Sì, sì. Ci ha graziato perché era anche gol, aveva fatto gol. Ha fischiato prima. T'ho detto che non era l'unica che avrebbero sbagliato. Della B? Questa. No, perché sono oscurati. Perché l'allenatore non vuole che girino il video. Ma è così. Esatto. In contropiede i due a loro e l'hanno recuperato, eh? Le partite con un contropiede e due a loro l'hanno recuperato, cioè. Marci ha fatto blocchi irregolari. L'aveva quasi preso. Due quelli, ecco. Ernesto fuori, questa è una pedina pesante. No, c'erano tutti, c'è poco da dire. E anche rigore. Beh, sì. Ah no, ma poi in Italia delle volte si vedono delle robe che non stanno in cielo in terra, ma là non la devi sfiorare quando va a tirare, ma neanche passargli vicino. Davanti, vai davanti, sono poi così secco. Bravo! Ha
toccato la linea. Ha toccato la linea nel coso, ho detto. Cosa è successo? Ho mosso il piede, ha toccato la linea dei sette. Beh dai, abbiamo già sbagliato due rigori. Massimo, non ti attaccare. Ha allontanato la palla, sono due minuti. Almeno è quello che ha fischiato. Poi se c'era o no. Sfondo è quando l'arbitro fischia. Come. Perché l'ha toccato mentre tirava. Questo non ho visto bene. Lo stesso fallo del primo. Marcello, non sbagliare, eh. Vai, mo. Thank you.
preso una cappocciata d'antologia. Fortuna che Folli c'ha tanti capelli ammortizzato, perché se picchiavo io ero finito. La girella lì! Se gli ridiamo la palla in mano senza giocare è finito, eh? Quanti passi fa qua? Scusa, perché gli lascia la palla con i passi? Perché era un peccato, gli ha dato il fallo. Nelle mani, il portiere non sta, era girato, non stava guardando.
È stato saltato come un berillo, li ha saltati come i berilli, pim pom, sono piantati, dovrebbero giocare così e saltare uno contro uno, non lo reggono. Abbiamo l'ala di mano adesso, l'ala destra di mano. Ma dai, 2 su 2, no? E tu nemmeno che l'hanno deviato in angolo. Gioco invece di buttarla a casa. L'idea era buona, ma bisogna tirare dove non è il portiere. Quindi non se lo aspettano lì. Cioè, devi almeno avere modo di dover muovere la mano. Cioè, basta che nella figura, cioè, o si sposta. O si sposta, oppure la prende per forza. Si lamenta fuori!
così smette di lamentarsi. Che succede? Eh? Si lamentano. Fanno il fallo e poi si lamentano, fischiano. Secondo loro non era... Lamentini? Poi non so se era vero o no. Tirato in faccia al portiere. Basta che muovo un braccio. Sono corso in due verso l'ala. Luca fa paura, si vede. Cioè. Li ha spaventati Luca. Si sono buttati tutti contro Luca. Dai, non mi diate.
prima gli spintoni all'uomo senza palla, poi secondo me sono falli, poi non lo so. Minchia, lei si era scattato per una volta nella sua vita, non l'ha guardato. Dai! So, ci gli ha tirato, fatto, fatto un attacco con una fiondata clamorosa. Si prendeva il portiere e andava dentro con la palla. Dentro l'area, i tagli dentro l'area si fischiano, eccoci, i tagli dentro l'area si fischiano, guarda per terra sto cornuto, le cose che gli pensano. Giovanni porta gli inganni? Eccoli! Quei rigori non, non ci siamo, però l'abbiamo ributtata dentro almeno. Difesinare. Difesinare.
palo. Ah, uè, il palo è fuori dalla porta. È specchio della porta, ma non è dentro, eh. Che i pali sono tagliati, se fosse la porta andrebbero dentro. No, veramente è rovescio. Tondo non va mai dentro. Se è quadrato ci va dentro da... Tondo dall'ala non entra mai, te lo dico. Per quello che è quadrato il palo, eh. Se mettiamo sovrapposti quelli e i falli di Ariotti di giovedì scorso, c'è qualcosa che non che tocca, c'è qualcosa che tocca forte. Faceva degli zainetti clamorosi, non ha mai preso due minuti. Preso una dischetta pacca. No, ferma il gioco per... Questo è stato tirato male, però, eh? Stiamo facendo sembrare buono anche i portieri, incredibile. Dai, Burdel! Mirko il fiato, eh? Finché regge Mirko il fiato fa queste ripartenze.
lui. Che cominciano a si stanchi anche loro, vediamo. Hey. Stasera si va a casa murronato il portiere, forse tiragli addosso. Io non ho più fatto ripartire il tempo. Chi è che ha fatto gol, che stavo recitando il tempo? Thank you.
non era partito il tempo. E anche folle. E anche folle perché parla troppo. Perché tutta la partita che si lamenta, protesta anche quando gli fischi a favore, ha preso 2 minuti, normale. Dopo un po' anche l'arbitro si rompe le balle. È impossibile che tutte le volte che un arbitro ti fischia contro te ti devi lamentare. Non può sbagliare tutte le volte, può sbagliare tante volte, ma non tutte le volte. Se tu ti lamenti tutte le volte, il problema non è più dell'arbitro. Sono te che non sei mai partito. Non è dell'arbitro. Anche se nell'arbitro il problema c'è, tutte le volte non è il problema dell'arbitro a quel punto. Abbiamo preso anche 2 minuti. Giochiamo in 4. Che se non gliela tiri dove ci arriva entra, cioè quando c'è il buco nella porta bisogna tirare il buco, non vicino al portiere, perché basta che muovo un braccio, una gamba e lo prendo. Poi so anch'io che non è facile, però abbiamo tenuto, dai.
Oggi ha dato Amir, devo dire. Oggi Amir sta dando un bel po'. Segnare e tenere, segnare e tenere. Segnare e tenere. Ha fatto troppi ha fatto 200.000 crocevie. Qualche passo in più. 200.000 crocevie. Che si sbotta per terra c'è e Amir un etten fa i busi in terra te dai. Dall'angolo zero col portiere fermo sul palo, sarà pur sfondo quello, era sfondo, sveglia, bisogna dargli un po' di scosse a questi arbitri che cominciano a non fischiare più niente, non comincio mai, hanno dei sorpresi. Thank you.
Non si può mettere la faccia davanti ai pugni, giusto? Due minuti. È scritto nel regolamento, non si possono colpire i pugni con la faccia. Non deve più tornare per arbitrare con la coglione proprio. Spintone in salto.